che sia concordia, questa concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenze, avete finalmente un diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi ti portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.